Mezzogiorno, scopriamo i titoli dell'attualità. O ben se in giro o verso noi di Agoid, o governo ha steso a terza dose ai più di 18 anni, andremo da una farmacia di Uiguria per vedere se il mondo di vaccinazione cresce e se lo c'è abbastanza dose. Intanto continuano i crescelli, i casi positivi della nostra regione. In questo contesto, che lo si è aperto sabato, mercato di Natale in Aiaccio. 300.000 euro investiti in una quarantina di casette, parecchie animazioni proposte sino al 2 di gennaio, ma un ritorno sotto condizione. Ne parleremo con il nostro invitato, Christophe Mondolone. Salute a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Parecchi casi sospetti in Francia in giro verso Omicron sono analizzati, un verso nuovo che impensierisce assai. Il governo ha steso l'accesso a una terza dose ai più di 18 anni per vedere se l'affare cresce o non delle farmacie. Andiamo subito in Biguglia, la verità non c'è più, a Saimondo, ma le dose ce n'è abbastanza per rispondere a queste domande. C'est ce que nous précise ce pharmacien que nous écoutons avant un patient vacciné. Ce matin, il y a beaucoup de monde à l'appel. On a un objectif de 120 vaccinations par jour. Donc il y a beaucoup de monde qui est arrivé ce matin en ayant appris qu'on faisait sans rendez-vous. Bien évidemment, les personnes avec rendez-vous auront priorité, seront prioritaires donc, par rapport au créneau déjà fixé. Et après, on a intercalé d'autres créneaux pour les personnes qui viendront sans rendez-vous. Alors tu vas te rester tranquille déjà. E per i viti che abbiamo di noi, i giovani, perché tutto il mondo si pia, non ci si pia mica problemi. Voilà. E si sa poco a fare, per questo momento non ti ho verso Omicron, casi sospetti sono analizzati in Francia. Il ministro della Santé suit cette affaire de très près e ha annoncé de nouvelles mesures. On fait le point avec Antonin Blanc. Face au nouveau variant Omicron, le gouvernement choisit d'anticiper. Dès qu'il y a un cas suspect, nous isolons la personne et nous procédons à des tests poussés, c'est-à-dire un séquençage. Nous regardons le profil génétique du variant et du virus. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heure, très probablement, il faut se dire les choses. Déjà détecté dans 6 pays européens, le variant Omicron inquiète de par sa forte contagiosité et même sur sa sensibilité au vaccin. Hier soir, le ministère de la Santé a préféré prendre les devants en annonçant que même les personnes vaccinées ayant contracté ce variant devront être placées en quarantaine. De leur côté, les scientifiques restent très prudents sur cette nouvelle forme du Covid-19. Relativiser, oui, parce qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de recul. Oui, c'est un variant qui présente des caractéristiques inquiétantes. En particulier, il y a énormément de mutations. Par contre, c'est très localisé en Afrique du Sud. Il y a quelques cas, et je pense qu'il faudra quand même une quinzaine de jours pour que des tests de séroneutralisation, qui sont beaucoup plus poussés, permettent de dire si effectivement il y a ces problèmes. Et pour lutter contre la cinquième vague, les préfectures de Corse ont choisi de prendre des mesures supplémentaires. Le masque fait son retour dans les lieux intérieurs, mais aussi à l'extérieur, dans certains endroits très fréquentés. Les bars et restaurants doivent désormais fermer leurs portes à 1h du matin et tout événement festif ou familial de plus de 50 personnes doit être déclaré. Dans le même temps, la campagne de rappel s'accélère. Je pique, hein ? Ça y est. Et les centres de vaccination s'apprêtent à multiplier les injections. Semaine prochaine, on sera probablement à 600 doses par jour. Et je pense qu'on va faire probablement des journées à 800, voire 1000 doses. Il n'est pas impossible qu'on fasse des nocturnes et qu'on travaille encore plus le week-end. Ce qui n'est quand même pas toujours facile pour des professions de santé qui sont bien fatiguées. Dès le 15 janvier, la troisième dose sera intégrée au pass sanitaire pour tous les adultes. Mais avant cela, le gouvernement espère que le variant Omicron ne viendra pas gâcher les fêtes de fin d'année. L'organizzatore di eventi che accogliono il pubblico devono acconciarsi sicuro di un caso, fra l'altro, al mercato di Natale d'Aiaccio, inaugurato sabato e che fa già il suo ritorno, non ce n'era stato a sapere dell'anno passato col Covid, un mercato sottomesso anche dunque a misure sanitarie specifiche. Jean-Philippe Mattei ne parla di un curso invitato, Christophe Mondolone.
Il mercato di Natale anno non c'era mica stato, eppure quest'anno c'è, e a parte dopo i Veneri. Allora siamo qui Christophe Mondoloni. Christophe Mondoloni, buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti. Allora, voi siete aggiunta a Miria, in carica di suo mercato e di festività. L'organizzazione quest'anno è appena particolare. Yeah, allora, l'organizzazione degli eventi in Corsica e anche in Francia è una difficoltà maggiore, posto che siamo obbligati a rispettare le misure che ci imponono le prefetture e il governo. Dunque è stato complicato, ma voglio ringraziare oggi i servizi municipali che hanno pur lavorato giorno e notte perché in nostra città di approfittare di questo mercato. Allora, chi è l'organizzazione? Qui è messo in piazza un pass sanitario, fra l'altro? Sì, yeah, allora, c'è un pass sanitario a giorno e di sicuro portare la sua maschera, l'ho cacciato perché non sia più pratico per niente, ma c'è a portare la maschera nel mercato di Natale quest'anno. A Olivier di casette che sono presenti, poca mangiusca quest'anno? Poca mangiusca, allora abbiamo messo due affari veramente in davanti quest'anno, i cittadini, a cittadina, a spartire a un edo da famiglia e di nuovo l'artigiani, anche so qui c'è 42 artigiani quest'anno, c'è qualità e soprattutto sorriso all'antivisi e quello è importante. L'abbiamo mancato qui alla Iacini, che i cittadini di Giugese non tappati noir, che niente si trovesse in Carugia, l'abbiamo mancato alla Iacini. Penso che un mercato Natale oggi è culturale, va anche al di là da Iaccio, posto che niente giungono da Corsica Sana, un mercato di Natale più maggiore di Corsica, e ha mancato alla Iacini, ma anche penso a Corsica Sana. C'è stato un costo supplementare per la Miria, per adattare appena, per crearsi misure? Sì, yeah. Allora quest'anno ci sono i controlli di passi sanitari all'entrata, ci ha costato 22.000 euro di più perché potessimo rispettare le misure domandate da prefettura. Allora, giunge su variante qui, Omicron, dopo qualche giorno in Francia, e misure lette da adattare in la prefettura? Yeah, noi aspettiamo, come dico sempre, la salute prima di tutto. Iaccio e l'Iaccino sono sempre stati buoni allievi, penso che hanno sempre rispettato tutto ciò che è stato domandato dopo il principio di questo Covid. E noi aspettiamo le misure, forse non cambierà più perché è già complicato per i cittadini di va sport anche con maschera in antuiso e anche per i famigli che ci visitano qui, posto che noi siamo fuori di luogo, ma bon. Rispetteremo tutto ciò che è domandato. Vi ringrazio Christophe Mondoloni di essere stato invitato su Corsica prima. Allora il mercato è stato lampato su Veneri, non ha tanto funzionato perché è più vita assai, ma a Meria aspira che marcerà bene a partire da questa settimana. Vi ringraziamo, ringrazio di nuovo a Stefano Poli da Redu, a Gamera Ingiustizia, 5 persone chiamate a comparire davanti all'assise di Ugismonte per arrubare, cioè Julens, contro un coppio di commercianti a Redirada, di era comune di Gurbara in Balagna in 2017, un processo previsto in principio a stamana, ma che è stato rinviato su dopo mezz'ora, colpo a una mancanza di giuria, Pieric Nannini. Io, Frederico, c'è un'incertezza non sta su Brugge, su posto che mancano i giurati. Infatti, un'esima a terza settimana d'audienza per la sessione d'assise e parecchi giurati hanno fatto valere un'obbligazione o un problema di salute e certo non sono manco venuti. Faccio che c'è dunque un dubbio non sta denuda di su Brugge, a giustizia da broa di droit a un minimo due persone non sta su dopo mezz'ora, una situazione che interroga di un laugato generale, ma di noi laugato di adivese. Allora, non sta ovvando, si tratta di un affare da rubare, cioè di sequestrazione a Caudino 2017 in Bodri, comune di Gurbara. In più di violenze che erano state fatte, i malfattori erano per tutti assai soldi. Comparisce oggi 5 uomini che avevano tutti una ventina d'anni quando li sono sciolti i vati, 4 sono liberi e 1 è imprigionato, e 8 un coppio alanino di commercianti di 70 anni è presente anche di noi. Su Brugesu è previsto un anta 8 giorni, ma per questo le ratrua a un minimo i due giurati che mancano. Pierre Gnanini, in cui ti fai un tisverea da Redu a Gamera. Due parole non te, condizioni di circolazione, i trasporti scolari sono stati perturbati stamane nei paesi Gutoli, Peri e Tauac, colpa a neve, fa de gas, mica danni in Belgio, ma io non te, tra le principali vie di qui, non te, ste viure fatte stamane a Oca di Bonivazio, da Oca di Bizzaro, scusatemi, poi le diamant, o BCNM, o 46 17 12.
In cultura pe compie esordianti, so in giro hanno ridruato a scena dopo i mesi di silenzio colpa a Covid, prima d'app a sabato sera, in probria, in cui canzone anziane, ma di no nuida, in cui uso a disco no a noscia, o riporto di Marc-Antoine Rinucci e Stéphane Lampier. On a ton d'agouzi, l'aspita ou a nous dit po iguagi douyan. Et diventat un nous, au groupe aux ordianti principaux au giro di Gorsiga par au théâtre di propia. Au concert in doa au public ou a scoparto par retigration, in cui disco a noche a sorti una nuva. Non si di ritroa ben inteso, i grandi classici di au groupe. Impensable de monter sur scène et de pas chanter Rigoz, Ame Patria, Combattante, Comme et Petit Ross ou toutes ces chansons-là. Le public est là et on va les partager avec eux parce que bon, voilà, ces chansons, c'est notre jeunesse. Bon, même si on n'est pas le Buena Vista Social Club, hein, mais c'est notre jeunesse, c'est notre. Voilà, c'est ce qu'on a envie de partager aussi. Sono più di 40 anni di esordienti che sfilano in 2 ore di spettacolo. A mezza batterie, violini e cantadori. Natali Vali, 75 anni. E sempre così aggalapato, chitarra in mano. Anche se le meno presenti si pochi mesi, qui su chi die o bapo di un gruppo, tini a essa qui, per un ritorno in scena. È sicuro che il pubblico vi dà anche più forza. Scrivo anche senza il pubblico, ma viene sempre dal pubblico. Viene dall'immaginario, sicuramente, ma l'immaginario di noi avvicina alla realtà. Non siamo mica qui a inventare qualcosa. Natali, bon, on a joué ensemble et tout, donc bon, c'est quand même un standard, quoi. Voilà. C'est notre Johnny Hallyday. Il a écrit les plus belles chansons corse avec Petru Guelfucci, avec Poletti, enfin tout. Mais il est tellement tous ces modeste. Gens, mais il est d'une modestie à toute épreuve. Voilà. Généreux et ça fait plaisir parce qu'il lâche rien jusqu'au bout. La soirée était bonne, dommage qu'il a fait très mauvais temps. Autrement, ça allait être bondé. Speriamo che il cattivo tempo e il contesto sanitario non guasteranno mica i prossimi appuntamenti del gruppo, cominciando per vendere al Teatro di Bastiglia. Ecco, penso non disiale al settore meno vege, intanto in politica, in cui lui pozzo di Borgo, settore vostro Corsi Gazera, in cui Gendri Marchiani, noi ci troviamo autore per non disiale in lingua corsa, subito a squadra di Bianova. Buon appetito e a stasera.